Siamo sul Viale Europa qui a Reggio Calabria. Come vedete dalle immagini, praticamente la spazzatura ostruisce il passaggio dei pedoni. Ecco, questa è gente in civile che butta la spazzatura, che non fa la differenziata. Però è da tanti giorni, più volte l'abbiamo segnalato, ma il comune non interviene. Ecco, adesso chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire, ecco, a togliere questo schifo qua di spazzatura che c'è a bordo del marciapiede, che il pedone è costretto a fare il giro largo dalla strada per poter passare. Continuando ancora sul Viale Europa, vediamo altro sito di spazzatura qui buttata nel ciglio del marciapiede. Questa è gente in civile che butta la spazzatura. C'è veramente emergenza rifiuti qui a Reggio Calabria. Qui siamo davanti a una scuola, ecco, vedete la situazione com'è qui, la gente in civile che butta la spazzatura. Non c'è zona di Reggio Calabria che la gente butta spazzatura così facilmente per le strade. C'è una spazzatura dappertutto. Sì, dappertutto. Sono in civile, la gente in civile. Molto in civile, infatti c'è sia spazzatura qua che là sotto alla Rione Marconi. Non hanno proprio... cioè non so descrivere proprio il significato. Cioè qualcosa si deve fare. Perché non è possibile, cioè il sindaco ha tolto i bidoni, però non abbiamo risolto, perché c'è gente in civile che butta la spazzatura dappertutto, anche essendoci i bidoni a Sant'Anna, però la gente preferisce buttarla qua in mezzo alla strada. Purtroppo è così, purtroppo è un'inciviltà, io penso, delle persone, perché non siamo educati a questo, è un po' dappertutto, lo so. È una grande emergenza rifiuti a Reggio, la gente butta la spazzatura dappertutto adesso. Ma dovrebbe partire da ognuno di noi, per prima cosa, no? La differenziata non è partita dappertutto, quindi si sa che è così. Se poi noi, dove troviamo un buco libero, dove ne vediamo dell'altro, invece che segnalarla andiamo a creare ancora di più disservizio, il problema è veramente serio. C'è da dire, questa è una, se deve parlare col sindaco di Reggio Calabria, i vigili apposta ma passeggiano tutti nel corso e via Marina, ma si mettono qua ogni tanto? Che sono dalla mattina alla sera che passeggiano solo nel corso. Qua non viene mai nessuno. Ma i controlli, Cristiano. Un schifo che c'è qua a mezzo, che non si può camminare. Superi marciapiede, è una vergogna. Chi c'è da dire lo sindaco di Reggio Calabria? Non mi penso solo all'arbitro. Più controlli ci vorrebbero. Bravo, cioè, almeno qualche vigile ogni tanto. Non dico, ma una volta al mese, un vigile. Non c'è mai nessuno qua. Ah, là c'è via Marina e o corso, là si svolge la vita. La città, altrimenti, non è abbandonata di tutto. Io non lo so. Le abiti qua. Sì, io abito qua. Io la Marconi numero 2. E vedo tutti i giorni buttare spazzatura qua, è una vergogna. Ma non c'è mai nessuno, ci posso dedicare ricchi cristiani. Tanto non quanto. Poi la civiltà delle persone. Cioè, dovrebbe essere lo stesso, ma se loro non sono civili, ci dovrebbe essere. Qualcuno mi dice, bello, ma che state facendo qua? Ma non c'è. E ci sono i bambini qua che vanno a scuola e passano tutte le mattine, tutto il mezzogiorno. È una vergogna. Per i bambini non possono passare sopra i marciapiedi. Fallo controllare, un sindaco, mi si faccia una passeggiata di qua, mi controlli i marciapiedi. Penso che è un impegno pure del sindaco questo qua, è una cosa normale. In tutte le città il sindaco piglia provvedimento, qualche cosa. Dovrebbe essere così, poi non lo so come la pensa lui. Vabbè, non è colpa del sindaco, ma è colpa dei cittadini che sì, sono... Sì, ma io gli do la colpa ai cittadini, però ci dovrebbe... qualcuno mi controlla questi cittadini. Se sono ignoranti, quando sono tutti ignoranti. Non è che per colpa di quelle quattro cose lorde che sono sporche, deve avere la colpa pure io. Ci dovrebbe, un po' di controllo ci dovrebbe essere, non c'è niente qua. I bambini che vanno a scuola tutte le mattine, tutte le mezzogiorno, non possono passare nei pedoni, guarda. Che rischi mi ammazzano perché non possono passare sui marciapiedi, questa è una cosa vergognosa. Io non lo so poi. È una vergogna, è una vergogna proprio. Hanno tolto i bidoni, non so per quale motivo. In zona abitano diversi extracomunitari che non hanno residenza, di conseguenza non hanno dovuto buttarla. Quindi sono gli extracomunitari a buttare la spazzatura? Anche gli extracomunitari, ma no, veramente c'ho anche gente di qua, non so perché il comune, perché fa un'inchiesta per vedere chi paga e chi non paga la spazzatura. Perché se non hanno i gestelli la devono buttare qua. Che zona è qua? È Rione Marconi. Rione Sbarri. Quartiere Sbarri e Rione Marconi. C'è di tutto là nella spazzatura. Una vergogna. E paghiamo un sacco di soldi.